Benvenuto a Mia Ombra in un nuovo episodio su Horizon Zero Dawn. In quello precedente ci siamo incamminati verso la montagna che cade. Siamo entrati e dobbiamo andare a recuperare l'override principale per distruggere Ade. Vediamo se ci riusciremo in questo episodio. Allora, proseguiamo. Occhio a dove vai. Ok. Giù. Che cunicoli. Ecco qua. Gaia Prime, dove è esploso tutto quanto. Immagino che dovrò passare di qui. Ho rischiato un botto. Oh, per fortuna è fatta. Non lo so perché ho saltato così. Va bene. Mi è venuto istintivo. Pensavo ci fosse tipo una sporgenza. Forse devo arrampicarmi. Arrampicarmi dove? Ah, da qui mi sono buttato. Ah, forse era in su. Ah, ok, ok. Qui deve essere dove vivevano. Quello che ne è rimasto. Un tempo tutto questo era racchiuso fra roccia e metallo. Do un'occhiata per vedere se trovo roba. La stanza di Elizabeth. Lo so. Non ha nemmeno avuto il tempo di sistemarsi. Questi sono i suoi diari. I diari di Elizabeth. E sono tutti distrutti. Esaminali. Il Focus può ricostruirli, ma è un processo lungo. A noi sembra un dispositivo potente, ma il motore è piccolo e limitato. Quanto lungo? Giorni, mesi, anni. Tu preoccupati di fermare Ade e di garantirci un futuro, e forse vivrai abbastanza a lungo da ascoltarli. Elizabeth, che cos'è? Sono Charles Ronson. Sto registrando 6 ore dopo l'ultima operazione di Gaia Prime. Stamattina uno dei portelloni di accesso non ha funzionato.
I portelloni di Gaia Prime sono progettati con uno spiraglio inferiore ai 2 mm. Ma questo si è chiuso con uno spiraglio di 10. Abbastanza da fare uscire una traccia energetica. Abbastanza da permettere allo sciame di trovarci. Abbastanza perché Gaia venisse scoperta e distrutta. Abbastanza perché il futuro per cui abbiamo lavorato duramente svanisse. A meno che il servomeccanismo non venisse riattivato dall'esterno. Adesso passo a una registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no! Ok, gente. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm confermato. Elizabeth, no. Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così. Ci sono tante cose che... Ehi, mi conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... Evitiamo. Ok. Stammi bene, Lisa. E... Ci vediamo. Già. Abbiate cura di voi. Liz. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Trasmissione di Elizabeth Sobek. Ha dato tutto per la speranza di vita su questo pianeta. E siamo tutti in debito con lei. Si è sacrificata. Aloy. Se n'è andata. Per sempre. Sapevi che non poteva essere viva, Aloy. E i suoi risultati sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore. Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Credi che fosse migliore solo perché era brillante. Perché ha ideato Zero Dawn. Ma non è questo il punto. Lei era speciale perché era disposta a sacrificarsi. Per gli altri. Per chi sarebbe venuto dopo. No. La sua creazione doveva funzionare. Confondi volontà con sentimentalismo. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. Cosa hai in mente? Andata a casa? Forse ancora viva? Sei riuscita a salvare in qualche modo? Io dubito, ma... Ormai abbiamo capito che tutto è possibile qua, ragazzi. Non si esclude nulla. C'è un'altra sezione dietro al cratere. Pare sia stata risparmiata dall'esplosione.
perché era blindata. Hai trovato la sala di controllo. Vado subito. Saltare da qui? Mi sembra un po' improbabile. Perché è andato via il GPS? Ah no, eccolo, eccolo. Meno male. Mi stavo per buttare. Lo stavo per fare, giuro. Quando ho aperto la porta, l'aria è entrata da fuori. Perché non c'era nessuno all'interno. Ma gli Alfa erano chiusi qui. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa. Mi spiace allarmarvi, ma dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa da dire. Non è facile per me. Sapete, io... Vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Quello che voglio dire è... che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti. Uomini e donne. Senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza. Come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. No. Non si può. E non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ho eliminato Apollo. È andato tutto, ogni copia. Un sacrificio? Non è un sacrificio. È l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti... devono morire degli innocenti. Allarme d'emergenza. Cambia atmosfera. Oh, vabbè. Ted Faro ha fatto fuori tutti. E ha distrutto Apollo. Tutti. Li ha uccisi tutti. Allora è per questo. È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla, come gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo
È come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silence. Speranza. Ci pensate distruggere tutta la conoscenza umana? L'override principale è così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Ogni episodio mi sta sorprendendo. Cioè, pensavo già ormai di aver scoperto tutto. Era un bel suono. Cerca di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Madonna. E mo? Sa che creperò. Se riuscisse a saltare lì, forse. Ma ero convinto di dover prendere quel filo. Oh, un'altra batteria. Potrebbe essermi utile per raggiungere quell'armatura antica. Sono arrivato non per caso, di più. E con le batterie, spoiler, vabbè. Come se fosse nuovo il gioco, però, per dire. Si può prendere l'armatura più potente del gioco. Forse la prenderemo prima dell'ultimo episodio, adesso ci penserò. Così per 19 anni, giusto? Beh... No, non dire nulla. No, ok. Ho sbagliato strada. Ah, ok, no, bisognava proseguire. Andare più in alto. Qui da dove sono sceso prima, però. Sto capendo un cacchio. C'è il viaggio rapido, ovviamente. Ci ho provato, senza mai. Me la dà là. Dove devo andare?
Non si capisce neanche la strada, eh. Siamo onesti. Io devo salire. Di qua non credo, mi sto allontanando. Confusione. Non vedo pigne, non vedo nulla. Cioè anche volendo tornare lassù in cima, come faccio? Lì è dove c'era la batteria, giusto? Ah, ho visto, ok. Ok. Questi segni bianchi non si vedono benissimo, quindi è facile sbagliarsi. Ok, ce l'ho fatta. Ma sei qui? Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy, sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza e me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi a costruire un culto, un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia. Non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Adesso devi dirmi tutto quanto. Ade, l'Eclissi. Tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus. Recuperato in una rovina antica, proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato. Aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo. E alla fine... ce l'ho fatta. Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori, qualcosa era alla ricerca, proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della gemma. Credevi che fosse un titano? Una macchina da guerra?
Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili, al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato, ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo, sulle tribù e sulle macchine. Ma la guglia era la sua preoccupazione principale. Che cosa voleva sapere sulla guglia? La posizione precisa, la geografia circostante, chi controllava l'area. Nel mentre, Ade mi rivelava le complessità della tecnologia antica. Mi ha chiesto di recuperare altri focus. Dopo poco ne avevo una ventina funzionanti. Abbastanza per un piccolo esercito. Almeno per i comandanti. Non mi importava. Stavo imparando davvero molto. Fisica, calcoli. Non puoi neanche immaginare. E i Kharja delle Ombre? Come sono stati coinvolti? La rivolta dei Kharja è stata un'ottima coincidenza. L'occasione perfetta. L'occasione? È così che la consideravi? Sì. Nella notte metà tribù era in esilio, desiderosa di riprendersi Meridiana. La religiosità li rendeva manipolabili. Dovevo soltanto presentare Ade come l'ombra sepolta della loro mitologia. Quindi sì, era una bella occasione. Chiesi all'alto sacerdote Bahavas di incontrare Ade. Aelis era presente. Così l'eclissi ha preso vita. Qualunque cosa per la Sacra Meridiana. Ade però non importa di Meridiana. E nemmeno di te. Viviamo in un mondo di città cadute e tribù scomparse. Cos'era qualcuna in più? Inoltre, ero impegnato a installare la rete dei focus del culto dietro indicazione di Ade. Una sfida tecnica intrigante, specialmente con le modifiche che ho incluso di mia progettazione. La capacità di poterli spiare? Sì. Forse sono stato un pazzo a servire Ade, ma mai abbastanza pazzo da fidarmi di lui. Ho installato quella che gli antichi chiamavano porta di servizio nella rete. Un accesso segreto per controllare tutte le attività e le comunicazioni. Perché poi hai abbandonato Ade? Non certo per un atto di coscienza. A dire il vero, ero preoccupato dopo aver visto l'eclissi risvegliare un robot antico con la mia tecnologia. Ho dubitato delle intenzioni di Ade. Un po' tardi. Infatti, avevo esaurito la mia utilità. Quando ho completato la rete dei focus, Ade mi ha convocato per la mia ricompensa. Subito dopo, l'ho sentito dare l'ordine di uccidermi. Sono un fuggitivo da allora. E io quando sono arrivata? E il nostro percorso insieme? Quando hai incontrato Olin. Minaccia di sistema rilevata. Ha attirato la mia attenzione. L'ordine di uccidere una ragazza selvaggia Nora. Perché Ade voleva questo? Ma poi ho visto che questa Nora indossava un focus e che somigliava molto a una grande scienziata del mondo antico. Aelis è stato veloce. Pensavo fossi morta. Ma poi ho rilevato il tuo focus nella montagna dei Nora. Più ti osservavo, più mi convincevo della tua straordinaria natura e della tua utilità. Grazie a te avrei finalmente scoperto i segreti della Terra. Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa perché tu ci riuscissi. Il resto, come si diceva una volta, è storia. Le cose che hai fatto per ottenere la conoscenza, Silence, sono da incoscienti. Aloy, non volevo sollecitare il tuo giudizio. Da non crederci. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ade e piantargliela dentro. Esatto. Oh, nessun problema. Silence! Dove andrai?
altrove e ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato, è sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Mamma mia, praticamente, cioè, Silence ha avuto un ruolo importantissimo nella nascita dell'Eclissi. Ci ha creato l'esercito e tutto. Completata. Bellissimo. L'ombra incombe. Andiamo a leggere. Ade intende usare l'aguglia per trasmettere un segnale di resurrezione, risvegliando milioni di macchine da guerra dalle loro tombe. Quando sarà il momento, lei dovrà affrontare l'ombra, ma non sarà da sola. La missione finale? Sono pronta ad attaccare. Dopo quanto è successo con Derval, so che difenderà la città. Ma l'aguglia... Noi adesso ci fermiamo, volevo solamente... avviarmi. La mappa fa vedere? Ok. Andiamo? Facciamo che andiamo, dai. Però... salviamo qua. Perché non lo so se la prossima è l'ultima, non lo so, non ho idea, ma voglio andare a prendere assolutamente l'armatura che c'è sottoterra. In realtà voi non avete visto nulla perché ho fatto una live a riguardo e ci sono incappato per caso. Sostanzialmente c'è l'armatura più potente del gioco che però per essere presa... necessita di alcune batterie per poter aprire la porta dove è rinchiusa. Quindi farò forse un video, magari tipo una guida su dove trovare tutte queste batterie, perché non ce ne sono solamente due. Due, diciamo che è il primo step e poi ce ne sono altre. E così eventualmente possiamo ottenerla prima della fine. Ci potrebbe far comodo, io penso. Comunque, per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo. Dove raggiungeremo il palazzo del sole e andremo a vedere un po' il da farsi. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link da cui mi associate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.